Amici del grande biliardo e di Fibis TV, benvenuti in diretta, come potete vedere dalle sovraimpressioni. È una prova tecnica di trasmissione, quindi ci stiamo preparando ad un grande fine settimana, parlo del prossimo, dove potrete fruire su questo canale YouTube di tutte le partite della BTP con il commento mio e del mio inseparabile compagno di viaggio, che adesso non è qua con me, e parlo di Nicola Biondi. Abbiamo scelto per la prova tecnica una partita che vede contrapposti un giocatore locale, Albano Montinaro, giocatore del CSB Falcone di Lecce, una prima categoria, contrapposto al forte, fortissimo, master ora, ma di ben altra categoria negli anni passati, Massimo Malafronte, lui che nella stagione agonistica 99-2000 ha addirittura vinto il titolo di campione italiano dei nazionali. Per il momento, come potete vedere anche dalle nuove grafiche in sovraimpressione sul basso dei vostri teleschermi, avanti il Leccese per 1-0, 12-0 invece il parziale in questo secondo set per Massimo Malafronte. Vi stiamo trasmettendo in diretta dall'Eco Resort Le Sirene di Gallipoli, sede non nuova, ha già ospitato diversi eventi di questo livello ed è sempre stata una prova di apertura stagionale. Tante le novità quest'anno, iniziamo dal nome, non si chiama più BTP ma si chiama Fibis Open. Invariata invece la formula, una selezione lunga una settimana che arriverà a portare l'elenco dei selezionati a 16 giocatori che andranno ad unirsi ai 48 nazionali, andranno quindi a comporre un tabellone a 48 e poi a eliminazione diretta fino a decretare il vincitore della prova. Per quanto riguarda invece i professionisti, la formula è cambiata, sono cambiati nel numero, sono rimasti così come da progetto federale in 16. 4 gironi all'italiana da 4 giocatori, rispetto alla stagione passata si qualificherà soltanto il primo di ogni girone, quindi si andrà a comporre poi un tabellone a 4, semifinale finale ad eliminazione diretta. Appena spenti i riflettori del mondiale in Argentina, che ha visto comunque i nostri italiani protagonisti, menzioniamo uno su tutti, il pugliese Michelangelo Agnello, che ahimè ha dovuto arrendersi al fortissimo argentino Alejandro Martinotti, che è il nuovo campione del mondo e quindi il successore di Gualemi. Veniamo alla partita. Sfaccio di traversino per Massimo Malafronte. Due passate e mezzo. Buona la distribuzione delle forze trovate dal Salernitano. Avanti 22-0 in questo secondo set. Giro di passaggio ancora per Malafronte. Non realizza, ma è buona la conduzione delle biglie. Schiacciata dalla corta per Montinaro sulla strada della Bricolla. Ottima la presa di palla del Leccese, qua fa davvero un capolavoro, 6 punti per lui. Vediamo se ha trovato difesa. Pare di no, ma la fronte sta puntando sulla palla avversaria. Angolo di seconda e pallino 4. Ancora perfetta l'esecuzione, 12 punti per lui. Partenza veramente importante, quella di Massimo in questo secondo set. Montinaro
traversino di prima a girare, a riportare le biglie nel quadrato opposto, e anche questa è davvero una buona esecuzione. 4 punti per lui. Ma la fronte si rifugierà in difesa, pelo di palla con effetto sulla sinistra della palla battente. Nell'intenzione di Massimo c'era un disegno leggermente diverso, sicuramente confortato dalla posizione del pallino che gli offriva protezione qualora il bilanciamento delle biglie non fosse stato, come in questo caso, ottimale. Montinaro, americana, a bloccare la battente sul posto. Fino a qualche tempo fa, quando si potevano fare i birilli, era un tiro d'acchito scelto da molti giocatori. Angolo per Massimo Malafronte. Angolo a spingere, ancora 3 birilli per lui. Si dice angolo a spingere, ma è una di quelle posizioni che racchiude non poche insidie. Passaggio difensivo per Montinaro. Buono. Il bilanciamento delle forze costringe il Salernitano ad una parabola. Cercherà l'ingresso per il gancio. La bricolla poteva essere completata, ma a giudicare dalla forza che ha impresso alla biglia, probabilmente lui l'aveva cercata proprio di bricolla. Giro, arrivo pallino da 3. Sullo stretto, pallino da 3 realizzato, è ancora un'ottima esecuzione del Leccese. Malafronte, gancio, palla battente che si adagia mollemente nell'angolo di destra. E ottima difesa diagonale. Certo che se il buongiorno si vede dal mattino, il livello di gioco di questa BTP sarà veramente alto, perché questi due giocatori ci stanno offrendo un bello spettacolo. Considerate che è la prima partita di selezione, quindi livello di gioco, mi ripeto, veramente un livello di gioco importante. Come importante e preciso è l'accosto di Montinaro. Alla fronte a mantenere il controllo delle operazioni, non scompone le biglie. Passaggio interno al castello della battente per questa difesa di Albano. Difesa che pare abbia trovato molto bene al volo dalla lunga di sinistra. Malafronte, che addirittura realizza il birillo rosso. Mi sento di dire solo relativamente fortuna. È una soluzione che ci sta, di mantenersi sul largo diminuendo la forza in quella specifica posizione. A cercare palla con non molta fortuna Albano. Il Malafronte può battere fisso. 8 a chiudere in questo secondo set.
sono arrivati. E quindi 7 appannaggio di Malafronte, 1-1. Allora abbiamo fatto questa piccola prova tecnica di trasmissione, sembra anche dai vostri feedback che le cose vadano tutte nel migliore dei modi. Io non posso che congedarvi da voi, non dalle immagini, perché voi continuerete a fruire delle immagini praticamente a ciclo continuo di tutte le partite che la direzione di gara assegnerà al tavolo televisivo di Fibis TV. Per quanto riguarda l'appuntamento con il commento, vi rimando a venerdì prossimo, quando arriverà anche il mio socio Nicola Biondi, e vi accompagneremo insieme fino alle fasi finali di questa Fibis Open e anche del Fibis Pro, quando poi le immagini passeranno alla RAI, che vi racconterà la finalissima e una semifinale dei professionisti e probabilmente la finale dei nazionali. Per il momento io vi saluto e vi do appuntamento a brevissimo. Ciao.